stasera viaggio con Alessia, quindi non viaggio sola e sono molto felice di viaggiare anche in compagnia, però mi capita sia per lavoro e sia, diciamo, per la vita spesso di non viaggiare, è vero, di viaggiare è vero. Sola. Abbiamo vinto il nastro d'argento. Sì, oggi è uscita l'Ansa e sono contentissima, abbiamo vinto come miglior film commedia e insomma un premio importante che io e Alessia abbiamo già vinto insieme, quindi non è a caso siamo qui stasera. Maria Sole è splendida sul set e fuori dal set, non è vero per niente che è sola perché ha proprio attira proprio come il miele. Non è piena di amici, no? Quelle ma cose no, così. Ma non è vero, ma non Vabbè. È vero, è anche piena di persone che vorrebbero fidanzarsi, sì. E lei che non vuole nessuno. La prima volta che sono stata a Bologna avevo 4 anni e sono venuta allo Zecchino d'Oro, ho cantato allo Zecchino d'Oro sotto falso nome. Non è una battuta, è la verità. Potete andare a cercare Maria Soli, mi chiamavo, perché non volevano dire che è la figlia di Tognazzi, eccetera, eccetera, se no è avvantaggiata. Beh, certo, Maria Soli, potevano Maria pure... era il nome, Soli era il cognome. Era il quella è la mia prima volta a Bologna. Noi in realtà poi in questo... Grande schermo sempre, all'interno, all'esterno, dirò una banalità, ma insomma sono una regista di cinema, quindi per me vedere un film in televisione, anche in quelli più nuovi e tecnologici, è una violenza. E invito tutti ad andare a vedere i film al cinema, che siano appunto estivi, invernali, ma il film col grande schermo è... al buio, perché comunque tra poco diventerà buio, è un'altra cosa. Ha sorriso? Lo ha chiamato per nome, riconoscendolo e dandogli il benvenuto? L'attesa al banco è stata inferiore a 2 minuti. L'impiegato aveva un'uniforme pulita e stirata? Le scarpe erano di uno standard adeguato? L'albergo fa uso di un'essenza particolare e distintiva sia nella hall che nelle singole camere? Che stai scrivendo?